Noi dobbiamo considerare questo quando abbiamo a che fare con i nostri ragazzi e con il digitale dei nostri ragazzi, perché noi che arriviamo dal pre-internet probabilmente tendiamo a concepire tutta questa tecnologia come un semplice strumento, per cui lo puoi accendere, lo spegni, in questo momento non ti serve, in questo momento ti serve. I nostri ragazzi no, sono proprio dentro, quindi tutte le tematiche tipo cyberbullismo, dipendenza da internet, poi anche lì vabbè, dipendenza, c'è un po' di diatriba, quindi definiamola così, tutte queste cose qua ad esempio vanno viste sotto questo aspetto. Quando appunto ci chiediamo ma perché mio figlio passa così tanto tempo sul cellulare, abbiamo visto un po' di dinamiche e sta vivendo la sua vita tutto sommato, la sta trasmettendo, la sta condividendo, condivido ergo sum, cioè condivido dunque sono. Allora, che cosa possiamo fare? Vediamo un po' qui, lascialo un po' aperto, andiamo avanti, qualche dritta solo, poi ne parliamo. Ad esempio, l'errore più comune: ti privo del cellulare, appunto, perché? Perché, come ho già detto prima, noi vediamo il digitale come un qualcosa di più, che è utile, sì, però tutto sommato noi abbiamo vissuto per anni senza, quindi ad un certo punto, se il nostro figlio, il nostro ragazzo sta una settimana senza cellulare, cosa vuoi che sia? Tanto i messaggi urgenti li mandano a me le mamme, quindi dove sta il problema? O la scuola? O... Il problema è che poi la reazione di nostro figlio è questa. Ma per un semplice motivo, perché proibendogli di utilizzare il cellulare, gli proibiamo di vivere un pezzo della propria vita. Che ci piaccia o no, il cellulare è diventato quello per i nostri figli. Perché? Perché ormai tutto passa attraverso quella scatoletta. Quindi non solo i video, la televisione, gli appuntamenti con gli amici, ad esempio tramite WhatsApp, i gruppi di WhatsApp e così via. Passa tutto attraverso di lì. Se noi togliamo quella parte lì, è come se noi togliessero il telefono, il cellulare, l'auto, ci togliessero la televisione, ci togliessero l'agenda, ci togliessero i libri, tutti in un'unica botta. Non è bello. Io ad esempio mi era capitato con un ragazzo che ad un certo punto era a casa, gli dico: senti, ma non esci? Come mai? Fa: ah, no, non esco oggi, perciò perché mia madre mi ha ritirato il cellulare perché sono andato male a scuola, che da adulti può essere una cosa abbastanza ovvia, se non vai bene te lo ritiro. E io ho detto: ma d'accordo, ma ti ha ritirato il cellulare, non ti ha proibito di uscire, perché non esci? Non so dove sono, perché siccome tutti gli appuntamenti, tutte le comunicazioni tra i ragazzi passano attraverso il cellulare, togliendo il cellulare questo ragazzo non poteva sapere dove si stavano trovando in quel preciso momento. Io dicevo: io esco ma non so dove sono, come faccio? Allora faccio prima starmene a casa, perché i tempi sono cambiati. Noi con il vecchio telefono progettavamo gli appuntamenti magari anche una settimana prima, con giri di telefonate. I nostri ragazzi vivono tutto in real time, per cui li vediamo che escono da scuola: oh raga, dove siete? E una volta sarebbe stato impensabile una roba del genere. Quindi nel momento in cui togli il cellulare impedisci a tuo figlio di vivere, quindi questa è una mossa molto molto rischiosa, appunto. Andiamo avanti, poi dipende dall'età sicuramente. Ecco, questo è anche importante, il compito interrotto, ossia questo è proprio fisiologico, è proprio psicologico della nostra mente. Nel momento in cui noi siamo impegnati in un compito, se per qualche motivo ci dobbiamo interrompere oppure ci interrompe qualcosa o qualcun altro, molto probabilmente noi continueremo a passare del tempo con una parte della nostra mente ancora che sta rimuginando sul compito che abbiamo interrotto. È come quando ad esempio abbiamo un lavoro da fare, se lo finiamo passiamo a quello successivo, se per qualche motivo dobbiamo interromperlo, è vero che poi facciamo altro, che siamo adulti, ci mancherebbe, però a livello di energie mentali una parte, una percentuale rimane lì ancora a pensare: ah, però dovrei fare quello, dovrei fare questo, rimane lì. Noi abbiamo visto prima i giochi ad esempio, ma anche le piattaforme, che spingono ad un utilizzo continuo del cellulare o comunque in ogni caso della propria piattaforma, che di conseguenza un altro errore che si fa comunemente è quello di andare dal ragazzo e magari lì alle prese tipo Clash Royale nel pieno della partita oppure e dire: ok, mo ti chiudo il cellulare così usciamo. Però rimane questo discorso, genera confusione, adesso qui non si vede bene, genera confusione il nostro ragazzo, ma come genererebbe confusione a noi? Perché? Perché istintivamente e naturalmente, che proprio la mente umana è fatta così, se il nostro ragazzo era alle prese con una partita,
ad esempio, o comunque in un compito un po' più prolungato in qualche gioco, e noi glielo interrompiamo a metà, poi magari se il nostro ragazzo non si arrabbia, no? Magari ci segue, fa quello che gli chiediamo di fare, però una percentuale delle sue risorse mentali rimane impegnata, è come se tenesse e mantenesse in stand-by quel compito interrotto, il gioco o il video di YouTube o quello che è, nel caso poi dovesse riprenderlo in seguito.